Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre TotoResi92 che vi parla e oggi andremo finalmente a recensire la bestia, l'MSI GS60 Ghost Pro 4K. Vediamolo assieme. La linea GS di MSI è sempre stata famosa per l'aver combinato delle prestazioni davvero di livello ad un design slim e portatile di circa 2 cm con dei pesi appunto che ne consentissero l'utilizzo e lo spostamento in tranquillità. Anche questo MSI GS60 con la serie Skylake si conferma ottimo in queste due caratteristiche, in quanto con uno spessore di poco più di 2 cm e con un peso di circa 2 kg è davvero molto semplice da trasportare. Qual è l'unico difetto? Che integrando una tastiera completa con anche il tastierino numerico, le cornici per ospitare il tutto, per consentire una buona dissipazione, per ospitare tutto l'hardware, sono un pochino più spesse rispetto a quanto si è visto in giro, come per esempio possiamo pensare al Dell XPS 15, che ha delle cornici praticamente inesistenti e quindi queste cornici aumentano la superficie occupata dal PC. Tuttavia un'ottima costruzione, parliamo di alluminio in lega di magnesio davanti, plastica dietro, c'è anche questa banda in tessuto, ne consentono un trasporto e un utilizzo in mobilità davvero notevoli, soprattutto se pensiamo a quello che è montato all'interno. Parliamo infatti di una configurazione che comprende un i7 Skylake a 2.6 GHz con turbo boost fino a 3.6 GHz, una GPU Nvidia 970M più una scheda integrata Intel Iris 530, 16 GB di RAM in DDR4, un SSD da 256 GB e un hard disk da 1 TB a 7200 giri minuto, un hardware di tutto rispetto. In più in questo modello è montato un pannello 4K. Parliamo subito delle componenti interne. Il processore Skylake garantisce delle ottime performance, ma su questo non ci sono dubbi. Tuttavia mi sarei aspettato un incremento prestazionale migliore rispetto alla vecchia serie di processori mobile della linea prestazionale di Intel. Rispetto al 4710 HQ infatti le prestazioni non sono così alte, non si è fatto quel quid in più, il quid si è avuto invece nelle temperature. La gestione delle temperature infatti è nettamente migliorata e se il 4710 HQ soffriva leggermente di throttling termico e di alte temperature, mi ricordo che con il mio GE70 raggiungevo molto facilmente i 90 gradi, con questo la situazione è nettamente cambiata. Anche nelle situazioni più stressanti di benchmark, durante i videogiochi, durante l'editing video, è veramente difficile superare i 75 gradi su core, 75 gradi su core che vengono dissipati dalle due ventole e dalle griglie di reazione poste tutto intorno alla scocca nella parte posteriore e laterale del computer. Stesso discorso di dissipazione, ottimo anche per la GPU. Grazie alle due ventole e a due heat pipe dedicati, le temperature rimangono sempre basse. Sulla tastiera e sul trackpad non si superano mai i 40-42 gradi nei punti che sono più vicini appunto alle componenti interne. Parlando invece di scheda grafica, la GTX 970M è a detta di Nvidia è paragonabile alla 770 desktop, una scheda video che garantiva una ottima prestazione in quasi tutti i giochi con dettagli alti / ultra, e anche qui non si smentisce, soprattutto in operazioni di rendering i tempi sono nettamente diminuiti. Spiego: circa una mezz'oretta per renderizzare un video di 8 minuti a full HD 50 fps con diversi montaggi e transizioni, quindi un risultato eccellente. Anche le SSD e l'hard disk integrati, che funzionano come due unità separate, l'SSD in questo caso non è una cache dell'hard disk, ma sono appunto due unità separate che l'utente può gestire a suo piacimento per l'installazione di programmi e l'archiviazione dati. Hanno delle ottime performance sia in scrittura che in lettura. La RAM 16 GB in DDR4 è uno dei primi portatili a montare questo standard e a proporlo appunto agli utenti. Parliamo anche di tastiera. La tastiera è fatta da SteelSeries, ha dei tasti piatti che garantiscono davvero un ottimo feedback tattile, un ottimo feedback
feedback durante la digitazione. L'unica cosa è che per garantire che ci fossero tutti i tasti, anche nella configurazione italiana, i tasti maggiore e minore sono stati spostati accanto alla barra spaziatrice, scelta che richiede un po' di rodaggio, un po' di abitudine di uso affinché venga poi memorizzata durante la digitazione. Il trackpad è da 10,5 cm per 7 cm e garantisce un buon feedback, ma non eccellente. Mi sarei aspettato qualcosa di più, anche se comunque la qualità costruttiva è ottima. Invece il reparto audio è nettamente sotto le aspettative. Gli altoparlanti sono posti nella scocca, sono un po' sottotono, un po' iscatolati, l'audio non è granché. Anche con una cassa Bluetooth a 30€ si riescono ad avere performance migliori. Ma parliamo adesso di gaming e prestazioni. Durante un benchmark fatti con DirectX, Assetto Corsa e Tomb Raider, ho utilizzato un monitor esterno 2560x1080p, quindi una definizione leggermente superiore sul lato orizzontale rispetto al 1920x1080p, con più pixel da gestire. Comunque sia, l'MSI si è comportato decisamente bene, in quanto con tutti i giochi con dettagli che sono tra molto alti e ultra ho sempre avuto circa dai 50 anche addirittura 100 fps, per esempio su Assetto Corsa, quindi delle prestazioni in game di degne di nota, se pensiamo comunque che stiamo parlando di una macchina spessa 2 cm, portatile, e che vi consente di fare tutto questo anche in mobilità. Tuttavia c'è da fare una considerazione: questa macchina monta uno schermo 4K e la Nvidia 970M non è una scheda adatta a giocare al 4K, è invece adatta a gestire programmi come possono essere Sony Vegas, altri programmi di rendering video o programmi di editing foto in 4K, in modo da gestire dettagli, tutti i parametri in maniera nettamente migliore rispetto al Full HD. Pensiamo anche che i DPI di questo schermo sono circa 286 DPI, che è un livello davvero elevatissimo, che anche se avviciniamo l'occhio allo schermo non ci consente di vedere i pixel. I colori sono brillanti, anche se le tonalità calde fanno un po' fatica ad essere visualizzate e riprodotte a dovere. Quindi se avete intenzione solamente di sfruttare il lato gaming, se avete intenzione di prendere questo portatile soprattutto per il gaming senza l'intenzione di volerlo collegare a monitor esterni, che tra le altre cose grazie alle porte e alle espansioni di memoria si possono collegare circa 3 monitor esterni, vi consiglio di optare per la versione con il 1080p. Risparmiate qualcosa, viene proposto, se non ricordo male, tra 1800 e 1900€, e vi consente di avere delle ottime prestazioni in tutto. Se invece volete sfruttare questa macchina anche per lavoro, come vi ho detto, rendering, editing e chi più ne ha più ne metta, allora la versione 4K potrebbe essere quella giusta per voi, perché rappresenta appunto il top della linea MSI. Tra altre cose vi linko qui l'unboxing video, in modo che possiate apprezzare tutto il contenuto della confezione. C'è anche lo standard USB tipo C, che è anche un'uscita video, e anche la scheda di rete killer garantisce delle ottime prestazioni sia in wifi sia tramite porta ethernet, che comunque è integrata nella scocca. Insomma, un portatile che ovviamente non è adatto a tutti, ma per chi cerca una soluzione to cure che gli consenta di fare tutto in qualsiasi momento e di avere la macchina sempre con sé, potrebbe rappresentare la soluzione ideale. In questo segmento del 15 pollici l'unico vero sfidante è il Dell XPS 15 e il MacBook Pro, che si trovano più o meno alla stessa fascia di prezzo a parità di configurazione, ma che possono offrire qualcosa in meno o in più rispetto alle vostre esigenze. Insomma, secondo me è una macchina davvero bella, anche l'estetica è comunque molto gradevole e non sfigura sicuramente anche in un ambiente di lavoro, a meno che voi non spariate i LED tamarri della tastiera. A me è una macchina che sta soddisfacendo davvero tanto, perché mi consente di fare tutti i rendering e tutte le operazioni in maniera molto fluida, e la consiglio. Se non avete esigenza di portabilità, ovviamente un desktop garantisce, con lo stesso budget o con budget addirittura inferiori, garantisce prestazioni nettamente migliori. Però se appunto avete necessità di una macchina che vi consenta sia mobilità sia a casa di fare tutte le operazioni senza grossi compromessi, allora questo è il portatile che fa per voi. Sperando che il video vi sia piaciuto, lasciate un like appunto se vi è piaciuto, e vi lascio con in descrizione il link a tutti i rivenditori autorizzati in Italia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete altri video, e fatemi sapere nei commenti cosa pensate voi di questo computer. Io lo sto adorando e sono soddisfatto. Insomma, per questo video è tutto, e ci vediamo al prossimo. Ciao!